Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel proseguio del video uscito 2 giorni fa sulle differenze tra letteratura e fumetti. Riprendiamo il discorso da lì. Ah, la scorsa volta mi ero dimenticato di dire, e questo video lo sto registrando immediatamente dopo lo scorso, quindi se qualcuno di voi l'ha già scritto nei commenti chiedo venia, però io lo dico adesso, che non considero il fumetto nemmeno pittura. Dipende dai casi ovviamente, ma lo considero appunto un qualcosa di diverso. Considero il fumetto un qualcosa di diverso sia dalla pittura che dalla letteratura, ma appunto, come ho ripetuto 100 volte la scorsa volta, è valido allo stesso modo. Bene, volevo aggiungere questa cosa che la scorsa volta mi ero dimenticato di dire, però è relativamente importante perché il paragone che abbiamo fatto noi era tra letteratura e fumetto, non tra fumetto e pittura. Volevo solo fare questa aggiunta. Bene, del discorso che abbiamo fatto negli scorsi 20 minuti, quello che era di video, cosa dovete tenere, cosa dovete tenere a mente? Il sunto, per me il fumetto è diverso dalla letteratura, e con letteratura, per descrivere la letteratura utilizzerò anche il termine libro, che non è corretto, però per semplicità lo utilizziamo. Quando parlo di fumetti e basta. Quindi ricordatevi questo. Bene, prima o poi arriveremo alla domanda che ho fatto all'inizio dello scorso video. Da cosa partiamo oggi? Dal parlare dell'evoluzione del fumetto nel corso di quest'ultimo secolo, perché in sostanza quando è nato il fumetto come lo intendiamo oggi? All'incirca negli anni 30 con Superman, con i fumetti supereroistici americani, quindi non ha nemmeno un secolo, ha malapena 90 anni. Quanto tempo fa è nato il fumetto? All'incirca 30.000 giorni fa. Detta così, capite quanto effettivamente sia poco tempo fa, perché 90 anni è poco tempo, sia relativamente che assolutisticamente. È un'arte, quella del fumetto, giovanissima. 90 anni sono un niente rispetto al periodo di evoluzione molto più lungo della letteratura classica. È poco più della vita di un uomo, ecco. C'è gente addirittura che è ancora viva, che quando era nata il fumetto ancora non esisteva, quindi è un qualcosa di assolutamente nato da pochissimo. Detto questo, possiamo vedere come il fumetto si sia evoluto in una maniera allucinante in questi 90 anni, partendo dall'essere un qualcosa di molto semplice a livello di disegno, statico, poco dinamico, poco espressivo, con una narrazione, delle storie valide, perché le storie valide c'erano anche una volta, ma magari con una narrazione un po' più impostata, un po' più semplice, un po' più elementare, anche i dialoghi un po' più semplici, per poi arrivare ai fumetti odierni, come ne prendo uno, ad esempio Monster, che addirittura Monster è uscito comunque 20 anni fa, quindi già 60 anni dopo la nascita del fumetto, per poi arrivare a fumetti appunto come Monster, dove i disegni sono qualcosa di straordinario, molto espressivo, e sono delle storie ultra complesse al pari di un qualsiasi altro libro giallo, ecco. Vi è stata insomma un'evoluzione enorme. Basta guardare i primi numeri di Spider-Man e confrontarli anche solo con l'ultima caccia di Kraven, che è uscito 30 anni dopo, non così tanto tempo dopo, 20 e 30 anni dopo. I primi numeri di Spider-Man a me piacciono molto, anche molto più rispetto agli ultimi numeri usciti negli ultimi anni, ma parecchio di più. Ecco, gli ultimi mi fanno cagare, i primi invece sono bellissimi, però è innegabile come il disegno sia comunque molto più piatto, molto più statico, molto meno dinamico, che non è una cosa negativa, assolutamente. A me piacciono appunto quei disegni, però mi sembra insomma palese il fatto che sia più statico, meno dinamico, con meno dettagli, meno particolareggiato rispetto anche solo al disegno dell'ultima caccia di Kraven. Insomma, basta confrontare due tavole, ecco, è chiara la cosa. Anche la narrazione, non la storia, perché le storie anche nei primi numeri di Spider-Man, comunque il plot, erano molto interessanti al pari di quelle di oggi, o anche meglio addirittura, però il metodo in cui veniva narrata la storia era molto più sequenziale, appunto con dei dialoghi un po' più semplici, era un qualcosa appunto di ancora un po' primitivo, ancora un po' acerbo, perché il fumetto era nato non da molti decenni, ecco, da poco. Invece guardate come è diventato con l'ultima caccia di Kraven, un fumetto in cui al cui interno la filosofia ha un ruolo importantissimo, al cui interno vi è il dramma umano, la lotta tra Spider-Man e Kraven assume toni epici. Ecco, questo era presente anche nei primi numeri di Spider-Man, ma era più difficile per gli autori esprimere queste cose, assolutamente. Poi, ripeto, assolutamente, ci tengo a specificarlo, perché ad esempio Michael Compa mi verrà a dire che a lui i primi numeri, quelli di Stan Lee e quelli di Ditko, piacciono più rispetto a molti ai numeri nuovi, e io sono d'accordo con lui, assolutamente. Non sto dicendo che
ci sia stato un miglioramento, o se l'ho detto magari mi è scappato, intendevo dire che c'è stata un'evoluzione, poi che sia negativa o positiva non mi interessa, sarete voi a deciderlo per voi stessi, ecco, io ce l'ho una mia idea, però non voglio assolutamente influenzarvi, non credo che avvenga, però non voglio neanche provarci, ecco. Però mi sembra, al di là del fatto che sia migliorato o peggiorato, mi sembra che un'evoluzione dai primi numeri di Spider-Man a quelli degli anni 90-2000 ci sia stata e sia stata enorme. Poi ripeto, anche le mie storie preferite sono per la maggior parte storie degli anni 70, 80, 90, ma questo non c'entra in questo momento. A noi ci interessa vedere come all'interno del fumetto, ho preso Spider-Man per fare un esempio, ma prendiamo qualsiasi fumetto del mondo, anche Superman, anche fumetto non supereroistico, ci sia stata un'evoluzione, o se preferite, se considerate il termine evoluzione un qualcosa di positivo che va verso il miglioramento, utilizziamo il termine cambiamento. C'è stato un cambiamento decisamente importante. Il fumetto di oggi è totalmente diverso dal fumetto di 90 anni fa, un qualcosa di completamente diverso, completamente opposto. Bene, questo nei libri lo troviamo? No, perché il libro si è evoluto in maniera molto più graduale, la letteratura classica, molto ma molto più graduale. Si è evoluta in 4.000 anni da quando è nata la scrittura ad oggi, e la letteratura soprattutto si è assestata su livelli altissimi nel giro di pochi secoli, per poi rimanere su appunto questi livelli molto alti e cambiare, se non volete il termine migliorare, molto gradualmente. Basta pensare all'Iliade, al di là del fatto che Omero sia esistito o no, o Omero, come volete, è stata scritta più di 2500 anni fa, eppure a livello di scrittura, a livello di poetica, non ha nulla da invidiare a un qualsiasi altro testo poetico o letterario scritto nel 500, o scritto nel 1500, o scritto oggi. Quindi il cambiamento c'è anche nella letteratura classica, ma è molto più graduale, quindi è molto più difficile da vedere. E quindi raramente sentiamo all'interno della letteratura ma i libri vecchi fanno schifo. Sì, qualcuno lo dice, ma di solito sono quei libri ultra complessi che fanno leggere a scuola, tipo i Malavoglia o altre cose del genere. Però generalmente quasi nessuno dice, quasi nessun fruitore, ecco, di letteratura scritta che legge per piacere dice che i libri vecchi fanno schifo, mentre per i fumetti avviene. Tutto questo discorso è servito perché? Perché io trovo comprensibile che molta gente reputi i fumetti vecchi brutti, attenzione, proprio perché all'interno del medium fumetto l'evoluzione è stata talmente tanto poco graduale, talmente tanto improvvisa e rapida, che la differenza tra un fumetto di 30 anni fa e quella di un fumetto di oggi è palese, la nota anche chi non ha mai letto un fumetto prima d'ora. Capite cosa intendo dire? Il fumetto si è evoluto talmente tanto in fretta che è comprensibile, attenzione, che una persona che inizia a leggere i fumetti oggi trovi vecchio, brutto e schifoso un fumetto uscito magari 50 anni fa, che è completamente diverso dal fumetto che legge al giorno d'oggi. È comprensibile? È giustificabile? No, ed era qui che volevamo arrivare. Non è giustificabile. Perché non è giustificabile? Perché dire che un fumetto vecchio è brutto è sinonimo di ignoranza. Ignoranza non come offesa, è stata specificata ogni volta. Ignorante nel senso che ignora. Ignora cosa? Il periodo d'uscita del fumetto. Quello è importante. Uno degli elementi più importanti per giudicare il fumetto è il periodo in cui è uscito. Noi non possiamo valutare un fumetto uscito negli anni 40 con i canoni odierni, perché sarebbe, nell'80% dei casi, considerato una merda. Ma non lo è. Se voi prendete La Nuova Isola del Tesoro, che è uno dei fumetti dei manga più rivoluzionari della storia, e probabilmente il più rivoluzionario, e fate finta che sia uscito oggi, sarebbe allo stesso modo rivoluzionario? No, sarebbe un fumetto simpatico, perché comunque ha una trama molto bella, ma mediocre. Se voi invece lo piazzate nel periodo in cui è uscito, quando non c'era nulla di simile, quando il disegno era totalmente opposto, vi sbuca fuori un capolavoro allucinante che ha rivoluzionato il mondo del manga. Quindi nel momento in cui si valuta un fumetto è imprescindibile, è fondamentale considerare il periodo storico in cui è uscito, perché il periodo storico ne determina le caratteristiche, ne determina la forma, ne determina le influenze, e soprattutto il fumetto è lo specchio, nella maggior parte dei casi, del periodo in cui è uscito, della società che vi era nel periodo in cui è uscito. Di conseguenza il periodo in cui un fumetto è uscito e il fumetto sono collegati e non possono essere valutati, non può essere il fumetto valutato separatamente dal periodo in cui è uscito, va considerato, altrimenti ne uscirà fuori una valutazione
parziale, una valutazione che risente dell'ignoranza del valutatore. Questo ovviamente quando si cerca di fare una recensione oggettiva, voi lo sapete che io sono contrario a questa parata dell'oggettività, manco foste stiamo parlando di scienza, stiamo comunque parlando di arte, l'arte il cui aspetto più bello secondo me è proprio la soggettività, il fatto che si adatti a ogni lettore. Tralasciando questo, considerando che secondo me l'oggettività ci può essere nel valutare un fumetto, ma nel momento in cui stai parlando di guarda questa pagina ha 8 vignette, 4 per 2 è oggettivo. Cazzo, vuoi dirmi che non è così? Oppure vuoi dirmi che questo autore non ha utilizzato degli acquerelli nel disegno? Sono tutti parametri oggettivi che possono aiutarti nel valutare un'opera, assolutamente. Però poi il discorso bello brutto, quello non è valutabile oggettivamente, e io non sono mai d'accordo con chi dice che è così, con chi dice che un fumetto magari apprezzato da 1 milione di persone è bellissimo. No, non è bellissimo. Probabilmente è un fumetto valido, molto valido, perché se piace a così tanta gente ci sarà un motivo, non sarà a caso. Però, secondo me, il giudizio finale, bello e brutto, non può essere assolutamente oggettivo. Può essere condiviso da molte persone, ma questo non vuol dire che sia oggettivo. Perché? Perché basta vedere i giudizi dati da molti recensori. Ci sono recensori competenti allo stesso modo, entrambi con molte conoscenze, che danno pareri totalmente opposti a un determinato fumetto. Quindi già da questo capiamo come sia impossibile valutare oggettivamente la bellezza di un fumetto. Bene, chiudendo questa piccola parentesi, il discorso che ho fatto prima vale quando si tenta di valutare un fumetto il meno soggettivamente possibile, se preferite. E in quel caso bisognerebbe cercare di considerare tutte appunto le varie caratteristiche del fumetto e soprattutto il periodo in cui è uscito. Se ovviamente uno mi viene a dire, senti Jack, a me questo fumetto uscito negli anni 60 non piace, non me ne frega niente. Cioè, se uno mi viene a dire, questo fumetto è oggettivamente brutto, è una merda, fa schifo, è un conto. Se uno mi viene a dire, senti, a me questo fumetto non piace, ci sta, non sei mica obbligato a fartelo piacere, capito? Quindi assolutamente non sto dicendo che i fumetti di una volta debbano piacervi a tutti i costi. Sto dicendo che se andate a dire che un fumetto degli anni 60 non vi piace, ditelo che non vi piace, che non piace a voi. Ma se volete andare a trovare dei difetti al suo interno, assicuratevi che quei difetti non siano difetti considerabili tali al giorno d'oggi, ma siano difetti considerabili tali anche negli anni 60, o soprattutto negli anni 60, ecco. Quindi i difetti, così come i pregi di un fumetto, devono essere valutati soprattutto in base al periodo d'uscita. Fine, finito. Questo volevo dire, capito? Quindi il sunto del discorso. I fumetti di una volta non fanno cagare, i fumetti di una volta vanno valutati con i parametri di una volta, perché se li valuti con i parametri d'oggi è ovvio che non tutti, perché i fumetti di Tezuka secondo me anche con i parametri di Erlo sono meravigliosi, ma non tutti sono belli tanto quanto potevano esserlo 60 anni fa. Il discorso è finito, spero vi sia piaciuto, spero che siate, no, non spero che siate d'accordo con me, ecco, se lo siete bene, se non lo siete pazienza, dico lo stesso, scrivetemi cosa ne pensate sotto nei commenti, spero che il video vi sia piaciuto, in caso di lasciare un like, un commento e iscrivetevi al canale in caso non foste ancora iscritti. Noi ci rivediamo ragazzi, lo sapete dove, in un prossimo video. Ciao!